Quando il carico della croce si porta con amore, la vita si trasforma in un cammino di santità. Padre Pio percorse questo sentiero, dispensando con passione e coraggio la gioia del Signore a tutti i suoi figli. Martedì è stato presentato il nuovo documentario prodotto dal Centro Televisivo Vaticano, Padre Pio, costruttore di misericordia, realizzato in collaborazione con Officina della Comunicazione e la provincia di Sant'Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini. Tra interviste e suggestivi filmati d'archivio, si torna sui passi del santo con le stimmate per accostarsi e conoscere da vicino la figura complessa e insieme affascinante di Padre Pio, che ai dubbi della Chiesa del suo tempo vide costantemente sovrapporsi la devozione delle folle. La presentazione del documentario è avvenuta martedì in Filmoteca Vaticana, mentre le reliquie del santo venivano trasferite dalla chiesa inferiore a quella superiore del santuario foggiano, per poi raggiungere venerdì la Basilica di San Pietro in Vaticano. 60 minuti circa per un documentario in cui la storia e le vicende personali di San Pio da Pietrelcina si mescolano alla modernità del suo insegnamento. Con noi Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Il documentario muove due registri: da un lato la contemporaneità che rilegge l'esperienza di Padre Pio, dall'altro la straordinaria ricchezza delle immagini di repertorio. Tutto questo in una narrazione a cui fa da contrappunto la lettura del maestro Pannofino di alcuni brani appunto di Padre Pio. E poi abbiamo anche raccontato Padre Pio gli aspetti caratteristici del suo ministero attraverso e valorizzando i mosaici della cappella, della cripta di San Giovanni Rotondo, dove è custodito poi la reliquia, il corpo di Padre Pio. Perché? Perché lì si racconta sulla filigrana dell'esperienza di San Francesco e di Gesù, appunto, l'esperienza di Padre Pio. Un racconto agile e penetrante, arricchito da numerose testimonianze, come quelle di padre Francesco Di Leo, rettore del santuario di San Giovanni Rotondo, di Domenico Crupi, direttore generale della Casa Sollievo della Sofferenza, e di padre Marco Ivan Rupnik, autore dei mosaici della chiesa inferiore intitolata San Pio. Un documentario da cui emerge con forza tutta la semplicità di un uomo che visse solo di preghiera e sofferenza. Il santo trascorreva intere giornate accanto ai timori e al dolore delle persone, confessioni che diventavano autentiche conversioni. Ma è proprio a questa sua particolare dedizione al sacramento della riconciliazione che è legato uno degli episodi più dolorosi della sua esistenza, come ci rivela padre Marciano Morra, confratello di padre Pio. Quando si è visto privato di non confessare più, cioè quando la Chiesa lo ha isolato all'interno del convento. Difatti lui piange, il confessore cerca di consolarlo e il padre Pio dice: ma io non piango perché io vengo punito o vengo isolato, piango perché adesso la gente non viene più qui a confessarsi e quindi noi riduciamo l'aiuto del Signore a queste anime.